Posso vedere che cosa avete acquistato? Un ciclamino? Sì, un ciclamino. Si acquistano tutti gli anni? Sì, tutti gli anni. E lei invece, signora, che cosa mette solitamente in giardino o sulla terrazza? Sì, io dunque verrò a prendere due orchidee perché sono a prezzo molto buono e a me piacciono molto, quindi adesso stamattina non ho la macchina al posto giusto, però le verrò a comprare. Quindi ritornerà? Ritornerò. È un'esplosione di colori e profumi che scaldano il centro storico anche in una giornata di pioggia. Cerimonia inaugurale all'Arco d'Augusto per la festa dei fiori di Fano che si svolgerà nella zona del Pincio fino a domenica 27 settembre. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno per la Fiera dei Fiori, dopo 30 anni di presenza, abbiamo pensato di portare dei fichi di varietà antiche e abbiamo un fico particolare che si chiama Ice Crystal, non diventa più grande di 3 metri e quindi lo proponiamo sia in terrazzo che in vaso e poi peperoncini e kiwi autofertili. Quindi, tutte cose insomma che si possono mettere all'esterno, in terrazzo, quindi uno spazio all'aperto assolutamente per questi tipi di piante. Alla mostra mercato partecipano oltre 20 espositori, tra cui vivaisti, fiorai, piccoli artigiani e produttori agricoli, non solo con i tradizionali fiori o piante bonsai, ma anche con arredi, attrezzature da giardino e articoli in ceramica e in terracotta. Ah, what did you buy? I buy this for my friend. Ah. Yes, they are living here in Italy. Che cosa va per la maggiore? Buongiorno, io per la maggiore speriamo che vada tutto. Però ecco, nel cambio di stagione abbiamo queste, le belle viole. Abbiamo i ciclamini, le eriche, genziane, tante cosine che colorano l'autunno, poi arriva l'inverno, anche resistenti allo stesso tempo. Vieni tutti gli anni alla festa dei fiori? Sempre, sempre. Anzi, cercavo il miele che quest'anno non lo trovo. Presenti al taglio del nastro il vice sindaco Stefano Marchegiani, l'assessore alle attività produttive Carla Cecchetelli e il presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino Alberto Drudi. È una manifestazione che dagli anni 50 che va avanti, quindi una manifestazione che non tramonta mai, così come i fiori non tramontano mai, si rinnovano in continuazione. E qui questa piazza stamattina gremita di tante piante, di tanti fiori, che sono piante che si rinnovano di anno in anno, e io credo che questo sia anche un fatto culturale, perché molti agricoltori, molti fioricoltori sono alla ricerca ogni volta di innesti nuovi, di piante nuove, anche per dare colori diversi alla pianta stessa, quindi una nuova bellezza. Per la città è ormai una tradizione che richiama tanti fanesi e non solo, dove per l'occasione vengono aperti al pubblico anche i musei civici. Per i più piccoli invece è prevista l'animazione con l'associazione culturale Tiro e Molla. Anche il consigliere comunale alla festa dei fiori? Sì, anche il consigliere comunale alla festa dei fiori. Mi piace moltissimo il Pincio, così proprio è festoso, colorato e profumato, è proprio bellissimo. Anche lei ha fatto un acquisto? Sì, anch'io ho un piccolo acquisto, perché ne ho già una più o meno di questo colore, allora volevo che avesse una compagna e quindi saranno vicine nella mia finestra. Solitamente che cosa acquista questa fiera? I ciclamini, io prendo i ciclamini, mi piacciono molto, sì. Dove li posizioni? In giardino o sulla terra? No, io sul balcone. Sì, sempre lì, mi durano parecchio, quasi tutto l'anno, perché poi quando c'è il vento li tiro dentro e poi li metto fuori. Anche un po' di comodità. Io voglio bene, loro vogliono bene a me.